La scuola permanente dell'abitare si occupa di quella che è la principale attività degli esseri viventi su questa terra, un bisogno primario come nutrirsi o dormire. Un'attività che implica la trasformazione del territorio in cui abita. E noi ci occupiamo proprio di rendere consapevole questa trasformazione, quello che de deve caratterizzare l'uomo rispetto all'animale o al vegetale è proprio questa consapevolezza della trasformazione dell'ambiente. Lo facciamo con attività di seminario, scuole estive, summer school, che hanno la caratteristica di essere residenziali e come quella di quest'estate itineranti. Naturalmente in tutto questo ci sta l'architettura come principale protagonista delle nostre azioni. Nessuna attività umana è estranea all'architettura. Ci interessa l'apprendimento più che insegnare, imparare dagli altri, dall'altro, dalle altre vite e dalle relazioni. Permanente perché questa attività dell'apprendimento è continua, dobbiamo evitare che si fermi e che produca involuzioni e quindi passi da uno all'altro, da una generazione all'altra. Abitare significa avere relazioni, abitare significa esserci, essere su questa terra con gli altri.